Mo dice verificare che se la carica Q2 si trova nel punto della retta R avente ascissa X, mo vediamo se la continua. Sì, vabbè, diciamo che più o meno è quello, sì. Però dice di ascissa Y, quindi Q2 si trova sulla retta R, dice di ascissa X, ok? Mi sono perso. L'energia potenziale elettrostatica del sistema costituito da Q1 e Q2, e se la continua, è data da, quindi Q1 stava qui, ma vedete lo devo piazzare lì perché non... Beh, di Q2 sappiamo pure le coordinate, quali sono? X e 1, sta sempre su quella retta R di prima. Lui ci chiede di verificare che l'energia potenziale risulti questa, 4 Q quadro. Fratto radice di 1 più x quadro. Dove? Qua. X. Oh, x grande, immaginate il nome dell'asse. Lui ci dice, oh, l'ascissa di questa qua. Sì. Vedi, infatti ho messo sta x generica. Dove K è una costante positiva, vabbè, bla bla bla. E ci dice pure Newton per metro quadro su Coulomb quadro, ma vedete un po'. Il potenziale, ragazzi, tra due cariche, da che cosa è dato? Da K per Q1, l'energia potenziale Q2 fratto fratto D, Mattima. La distanza, R non lo voglio usare perché ho usato la retta R. Vi ricordate questa cosa? Ma qual è la distanza tra Q1 e Q2? Scomodiamo Pitagora. Oh, il teorema di Pitagora. Senti, si possono sentire i sospiri per Pitagora. Se questo è 1, questo è x, è radice quadrata di 1 più x quadro. È l'ipotenusa, no? Andiamo a sostituire. Oh, Q1 vi ricordo che era 4q piccolo, Q2 era q piccolo. Va bene? Avremo U uguale, vabbè, il K no, del 4, 1 su 4 pi greco epsilon 0, 4Q per Q, fratto la distanza che è radice di 1 più x quadro. Magia, magia, è uscito quello che ci propone lui.